Raccontaci chi sei, Emma. Mi chiamo Emma Chinellato e ho collaborato con il progetto Up Salute per Up Magazine. Quest'anno sto frequentando il quinto anno al Liceo Classico Europeo Marco Foscarini a Venezia, e anche se in realtà sono già diplomata perché l'anno scorso ho fatto il mio quarto anno all'estero in Canada e sull'isola di Vancouver ho appunto preso il diploma lì. Vivo con la mia famiglia a Milano, che è una cittadina vicino a Venezia, e l'anno prossimo non so di preciso che cosa andrò a fare. Per adesso, cosa ti piace fare nella vita? Oltre alla scuola? Esatto. Ok, oltre alla scuola mi piace moltissimo viaggiare. È una passione che ho da quando sono piccola, me l'hanno data i miei genitori e la mia famiglia in generale, e adesso viaggio ancora con la mia famiglia ma anche con i miei amici, che è molto figo. E poi mi piace molto cucinare, è una grande passione, da tanti anni che lo faccio. Ho ballato per 8 anni, ho fatto hip hop per 8 anni, mi piace ancora anche se per la scuola ho dovuto smettere, e mi piace anche molto truccarmi, tutto il mondo dell'estetica lo trovo molto interessante, un pochino della moda così. E mi piace anche molto uscire con i miei amici, ovviamente, andare a ballare, divertirmi. Bene, Emma, raccontaci un po' di te in termini di personalità. Come ti puoi definire? Allora, io penso di essere abbastanza introversa all'inizio, però poi quando mi apro penso di essere anche abbastanza divertente con i miei amici. Sono anche, tendo ad essere molto organizzata perché soffro un pochino di ansia, quindi mi piace essere organizzata, organizzare le mie giornate per fare più cose possibili, e sono anche molto determinata, tendo a mettermi in testa delle idee precise e a perseguire il mio obiettivo, e questo mi porta a volte ad essere anche un po' testarda, faccio fatica ad ascoltare le opinioni degli altri se penso che di aver ragione io, insomma. Bene, Emma, ti faccio un'altra domanda. Va bene. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Io non ho un sogno nel cassetto preciso, però ho un pochino di idee per il mio futuro, anzi di speranze più che di idee. Infatti mi piacerebbe tanto, tanto, tanto fare della mia passione il mio lavoro, e quindi prima devo trovare la mia vera passione, diciamo, e poi trovare un lavoro che la assecondi, ed è questo più o meno il mio sogno. Ho capito, Emma. Secondo te, qual è l'importanza di trovare le informazioni giuste per i giovani? Secondo me, per le persone della mia età, ma anche più giovani, anche i bambini ormai, è molto difficile trovare delle informazioni giuste, anche perché la maggior parte delle informazioni le prendiamo da internet. E ovviamente quando si è giovani, secondo me, diciamo che si formano le basi per il futuro, e quindi è importante avere delle fonti corrette per poi fondare appunto le basi della propria conoscenza. E questo sì, è importantissimo ovviamente avere delle fonti sicure, anche se sono sempre più difficili da trovare, e secondo me i giovani non sanno neanche dove trovarle, non sanno quali fonti siano affidabili e quali no. Interessante. Per te cosa significa salute e cosa può significare per i tuoi coetanei? Secondo me io ho un'idea abbastanza basica di salute, e la mia idea potrebbe essere quella di molti altri miei coetanei, cioè che salute significa stare bene sia mentalmente che fisicamente proprio, e quindi la salute è ovviamente un requisito per vivere bene la propria vita, credo. Ho capito. E cosa significa per te prevenzione? Come si potrebbe migliorare il percorso anche con i più giovani? Secondo me prevenzione non è un sinonimo di informazione, ma quasi. Infatti è molto importante per le persone giovani essere informate, e questa cosa può anche essere data dall'istruzione. E sarebbe bello se nelle scuole si inserissero più ore in cui magari fare informazione sulla prevenzione, e che a questi colloqui, queste riunioni partecipassero anche i genitori. Perché ovviamente l'informazione dovesse venire dalla scuola, ma se la famiglia non sa niente riguardo alla prevenzione, è difficile che le persone, i giovani, insomma, capiscano che cosa effettivamente sia. Infine, Emma, un'ultima domanda. Per te quanto è importante avere uno stile di vita sano, e perché? Secondo me è molto importante, è anche difficile, però è importante averlo per una questione sia fisica che mentale. Dal punto di vista fisico ovviamente aiuta, perché ti senti meglio in generale con il tuo corpo, e dal mio punto di vista, a me che piace essere sempre organizzata, mi piace perché mi permette di fare tante cose durante la giornata e di essere poco giù, diciamo, di stare bene proprio fisicamente. Invece dal punto di vista mentale aiuta secondo me molto con l'ansia e con lo stress,
e questo soprattutto, penso. Grazie Emma, per essere stata con noi. Grazie.